le diete vegane e vegetariane sono sicuramente migliori rispetto a quelle onnivore. In natura ci sono o i cadaveri o i frutti. Cosa significa, Gabriele, essere fruttariano? Significa mangiare solo frutta. Non si intende solo frutta dolce, si intende anche frutta ortaggio, quindi pomodori, cetrioli, melanzane, zucca, zucchine. Vivere di sola frutta. Senape selvatica, curcuma e spirulina. Mamma mia. Cioè, come si fa a dire di no? Com'è? Specialissimo. Io per esempio ho un raffreddore. Che cosa mi consiglia? Un olio essenziale per il raffreddore. Quale? Di solito il timo. Con una ventina di euro guariamo? Sì, come no. Allora, queste sono, lo dica lei, pentasfere, sì. E sono? Riequilibratori di energia. Quanto costa questa pentasfera? La più economica 65, la più costosa è quella 95. È una birra appunto con il fiore di canapa. Quanto costa? Abbiamo bottiglie da 33 piccole o grandi a 5 o 10 euro. Anche con la birra alla canapa, qui al Free Spirit Holistic and Vegan Festival, alla fine con la natura, in qualche modo, in contatto ci andiamo. Sempre. Sempre. Mi sento un po' olistico, va bene. Allora, grande Lorenzo Caroselli che si è messo anche dentro la sfera. Ne parliamo, naturalmente, di questi problemi, cioè dei vegani, se siano, come alcuni li ritengono, una setta, se sia invece un modo naturale di esporre le proprie cose e di credere in alcuni principi importanti, quale sia il livello di tolleranza tra vegani e non vegani, insomma di un po' di cose. E anche del business, perché io ho qui questo, se la regia mi manda il cartello su quanto vegan fa in Italia, se la regia mi manda il cartello, ripeto, su quanto fa entro domattina, eccolo, allora questo no, ecco, 850 milioni di euro. Questo è quanto vale, a seconda dell'osservatorio dei consumi Nielsen, tutto il settore vegan in Italia, che è una cifra piuttosto considerevole. Giuseppe Cruciani, ciao. Samantha Biale, buonasera. Bentornata. Alessandra Di Lenge, è partito addirittura il coro On Lusiene Vegane, Arianna Fioravanti, che ha scritto un libro sull'alimentazione vegana per i bambini, dico bene, no? L'alimentazione. In generale, vegana. La mia esperienza di mamma vegana. Ah, cioè, vabbè, sì, appunto, quindi sì. Il coraggio di una scelta, io mamma vegana, Arianna Fioravanti. Poi abbiamo Alberto Musacchio, che è un produttore di alimenti per vegani. No, produttore di alimenti. Di alimenti. Io vorrei sapere allora chi mi ha scritto questa roba, poi naturalmente verrà licenziato. Licenziato. Ecco, esatto, quindi. Va bene. Ma manca, sì, tira giù quella lavagnetta, Carlo. La lavagnetta, Carlo. È mezzanotte, cioè. Allora, qui manca un... una persona. Chi è che manca di solito quando si presentano tutti e manca una persona? Una star, no? Addirittura. Eh beh, sì. Signori e signori, Francesco Nozzolino. Buonasera, ma che bello rivederti, buonasera a tutti voi ragazzi. Oh. Caro Nozzolino, la vedo... Salve! Nozzolino, la vedo in forma. Ah sì? Eh? Mi sto mantenendo un po' in forma ultimamente. Tanta Come forma. Mai? Mangia meno? Oh sì, sto mangiando un po' di meno, però mangio solo cose buone tranne il vegano. Sì! Tante salsicce, tanti prosciutti, tanti salami. Posso diventare vegano domani mattina? Senza offesa, eh. Ma no, ma allora, figurati. Questo è stato un autogol, mi sa, eh. Mi fate salutare da Padova Jacopo Fo. Ciao, Jacopo.
Alla Libera Università di Alcatraz. Ah, ecco, ecco. Cos'è quella... quella cos'è? Una statua lì alla tua destra? È Cristoforo Colombo. Ah, è Cristoforo Colombo. Ho capito. E sì, scoprì l'America, fatto la commemorazione... Sì, che scoprì sì. L'America e provocò, diciamo, quei due o tre... morti, 200 o 300 mila, sì, 2 o 3 milioni, 20, va bene, 30 mila. Allora, allora, qui c'è questa notizia di questa settimana, di questo bimbo, se mi fate vedere lo strappo di giornale, eccolo qua, gli fanno seguire la dieta vegana, bimbo muore a 18 mesi, genitori arrestati per omicidio. Allora, perché testeggia? Prego? La vedo che testeggia, non è vero? Perché non era un bambino vegano. Cos'era? Allora, anzitutto vegano significa opposizione allo sfruttamento e all'uccisione degli animali e non è una dieta. La dieta può essere a base vegetale e in questo caso il bambino mangiava frutta e verdura non perché fosse vegano, ma perché i genitori probabilmente avevano qualche problematica. È una dieta sbagliata, non è una dieta vegana, come lo è la dieta anche di molti bambini onnivori. In Italia abbiamo un bambino su 5 ha sbagliato, che è quindi ha sbagliato l'informazione di tutto il mondo. Ha sbagliato. No, questa notizia è stata poi smentita, oltretutto. Comunque sia, il bambino che non viene alimentato bene da genitori sedicenti vegani non è perché è la dieta vegana, cioè che non esiste poi la dieta vegana, esiste la dieta a base vegetale, ma è perché è una dieta sbagliata, come lo è la dieta purtroppo di molti bambini onnivori. Mia figlia, svezzata a base vegetale, è stata vegana fino a circa 6 anni, vegana diciamo nell'educazione e poi anche di conseguenza allevata con un'alimentazione vegetale e non ha avuto nessunissimo tipo di problema, seguita da una nutrizionista esperta in alimentazione veg, che tra l'altro ha contribuito anche al mio libro con una guida pratica allo svezzamento fisiofunzionale, che appunto non si chiama vegano. Quindi c'è un po' di confusione. No, ma esiste una dieta vegana, cioè, però adesso chiariamoci, le diete vegane esistono. È un linguaggio improprio. No, non è improprio. Vabbè, però capiamoci. Cioè, vegana esiste, è una dieta difficile. Questa notizia fare, non è stata difficile. Smentita però, eh? Allora, io ho letto alcune fonti, hanno riportato che sulla rete bambino... può aver letto che le pare. Allora, smentita letto... è un'altra cosa. Okay. Allora, supponiamo che io abbia letto male, però ho letto, quantomeno io, non so se lei mi può... Che il bambino era alimentato con frutta e verdura, giusto? È un altro bimbo? Comunque sia, tutti i bimbi, tutti i casi di denutrizione di bambini... chiamati vegani, poi questo invece si può trovare, non erano bambini vegani. Non capisco vegani. Quale sia il coraggio di fare, perché il tuo libro mi sembra dal titolo Il coraggio. Che ci coraggio? Vuole coraggio? Sì, coraggio, è una scelta, punto e basta, non è che sei no, più coraggiosa. Ci vuole coraggio, non sei più coraggiosa di qualcuno che ha fatto una scelta diversa. Dove abbiamo una narrazione culturale che porta anche all'istigazione, all'odio verso i genitori vegani. Sei impazzita, quale istigazione? Al contrario, casomai. Quando escono questi articoli titolati bambino muore, genitori vegani, bambino denutrito, genitori vegani, c'è un'istigazione all'odio verso i genitori vegani. Quando un bambino onnivoro va a finire in ospedale. Un bambino non è onnivoro, è un bambino. Appunto, e non bambino, è un bambino. Fatemi un attimo, ma è un bambino. È un bambino. Lasciami dire, un bambino, tuo figlio non è un bambino allora vegano, tua figlia è un bambino. Spieghi la basta, sulla carta d'identità non c'è scritto bambino vegano. Sono d'accordo, io devo rispondere ai mass media, ai mezzi di informazione. Ma quello che c'entra, quello è perché la dieta che fa, nessuno lo bolla come vegano. No, non è la dieta, vegano non è la dieta. Allora noi vogliamo sovrapporre... Nessuno lo vuole, è 3 ore che parla, signora. Vorrei puntualizzare un aspetto fondamentale, vegano non è la dieta. Nessuno criminalizza i vegani. Sì, ma i vegani, fermi tutti, parlo io, fermi tutti. Ma i vegani hanno un tipo di dieta o no? Certo. Allora, i vegani hanno una scelta etica che ci ho capito, ma quando vanno a tavola mangiano cosa? Se noi sovrapponiamo il concetto di vegano a dieta vegetale sbagliata, noi stiamo
creando un pregiudizio nei confronti dell'etica vegana. Questo è una deformazione dell'informazione. Ma come noi carnivori abbiamo la nostra dieta, anche voi avete la vostra dieta, ma certo, no? Che esiste, non la dieta è che vegana. Noi abbiamo la nostra dieta, no, anche noi voi avrete noi, una vostra certamente dieta, certamente noi mangiamo e escludiamo dalla nostra dieta animali e derivati. Non è che facciamo filosofeggiamo qua. Ma dire bambino vegano finisce in ospedale è discriminazione. Ma quella è una sintesi giornalistica, amica mia, stai in questo mondo, non è che stai a Urania. La sintesi giornalistica non c'è per il bambino onnivoro, non c'è bambino onnivoro finisce in ospedale. Entra, ma questo è per dire che probabilmente non si sa ancora un certo tipo di alimentazione può portare a questa cosa. Non è che lo si bolla come bambino vegano o famiglia vegana. No, questo non è un certo tipo di alimentazione onnivora può portare diverse problematiche, non lo dico questo si sa. Però quando un bambino onnivoro finisce in ospedale ed è pieno di bambini che mangiano carne, secondo me sì, arrivo Jacopo. Ci fate sentire Jacopo Fo, prego. Mamma mia, prego. Ma allora, qui secondo me c'è una grandissima confusione. Qual è la confusione? I vegani semplicemente non mangiano certe cose, ma di diete vegane ce ne sono 25.000. Ci sono dei vegani che non hanno capito che per stare in piedi bisogna mangiare verdura, frutta, ma con una certa varietà di semi, di essenze, eccetera, eccetera. Se uno non capisce quello, è chiaro che finisce l'ospedale. Ma come finisce l'ospedale un sacco di bambini che mangiano carne, e frutta, verdura, insalata e pasta, ma sono alimentati da famiglie che non sanno come si fa un'alimentazione sana. Solo che noi non vediamo l'articolo sul giornale in ospedale bambino carnivoro, perché non ha senso, no? E così non ha senso se un giornalista scrive bambino vegano in ospedale, ha detto una sciocchezza. Poi un'altra cosa, la setta nel servizio si parlava di setta vegana. Ma i vegani sono 45 milioni di modi di pensare diversi nel mondo. È come dire la setta milanista, la setta degli amanti del basket. Non ha senso. I vegani sono un movimento culturale. Poi ce n'è alti, bassi, intelligenti, stupidi, che dicono delle cose, che dicono delle altre. Ci sono delle sfumature diversissime. Come dire i cristiani. Ci sono i protestanti, Va bene. Prego, Samantha. Allora, io dico una cosa. Intanto la dieta vegana è difficile. A me piacciono molto le diete vegane, quindi io non sono contraria alle diete vegane. Io non mangio carne. È difficile per lei, che studi ha fatto? Mi perdoni, però se mi fa parlare, ha parlato un'ora di filosofia, adesso parliamo di nutrizione, scendiamo sul campo. Allora, la dieta vegana è molto difficile, per cui la dieta vegana bisogna farla con cultura, e se non si ha la cultura bisogna avere l'umiltà di riconoscere che c'è bisogno di uno specialista. Purtroppo molte persone fanno la dieta vegana fai da te e fanno dei grandissimi danni. È molto difficile una dieta vegana. Una dieta vegana ti fa perdere vitamina B12 e la vitamina B12 va integrata. Se tu non integri la B12 hai dei problemi molto gravi. Il ferro nei vegetali è poco assorbibile, per cui bisogna, il ferro vegetale è assorbibile in maniera molto ridotta rispetto al ferro animale. Si chiama chimica questa. Quindi bisogna avere delle accortezze per permettere questo ferro di diventare disponibile. Per esempio sugli spinaci mettere del limone, perché la vitamina C aiuta il ferro ad essere assorbito. Quindi detto questo, quello che dico io, l'umiltà, queste cose che succedono nascono perché questa umiltà non c'è, perché ormai l'alimentazione non è più appannaggio dei nutrizionisti, ormai vanno sul web e si informano. Il web è diventato anche adesso praticamente il vegano è come se andasse di moda. Allora, ma di moda, certo, una moda, non vogliono diventare davvero vegani. Vabbè, banalità, facciamo parlare tutti e poi dopo alcune persone famose anche loro questa dieta. Allora, una cosa importante però, una dieta vegana è utile per una questione etica, sono d'accordissimo. Per la salute no, non c'è alcun studio scientifico che dice che la dieta vegana fa meglio di altre. E che fa male? Ci sono studi scientifici che dicono. E invece fa male la dieta vegana. Se uno la fa male, sì. Fa male, se uno lo fa male, la dieta onnivora. Assolutamente, anche la dieta vegana. Però che la dieta vegana faccia stare in salute, questo no. Guarda che la dieta vegana fa abbastare il ferro. Cito il senatore Lello Ciampolillo che si occupa e chi tanto è il senatore Lello Ciampolillo? È un senatore che si chiama Alfonso Ciampolillo. E cosa fa? Si occupa di queste tematiche. Al San Raffaele c'è un ambulatorio che si occupa proprio in particolare di mamme vegane,
con tutti i problemi eventuali che possono avere, come si stava dicendo, per chi magari non è abituato a un determinato tipo di alimentazione. Difficile. In particolare, perché non siamo abituati? Perché in Italia in origine è pieno di piatti vegani prima dell'avvento della carne. Posso finire il discorso? Allora, riporta dati che stanno tutti benissimo. Se si è seguiti, giustamente, e questo lo dico anch'io, perché se uno si improvvisa, mangia foglie di insalata e le dà da mangiare al figlio, non è un vegano, non è un cretino. Siamo d'accordo, posso dire una cosa però, basta, c'è una sola cosa. Allora, voi potete fare tutte le scelte che volete, mangiare vegano, avere coraggio, non avere coraggio, dare ai vostri figli quello che volete, ve ne assumete la responsabilità, non mi interessa. È vero, come diceva Jacopo Fo, che ci sono tantissime diete vegane, i vegani, quelli più attivi, secondo me, sono anche un po' una setta, ma lasciamo perdere questo argomento. La cosa fondamentale è che non dovete rompere i coglioni agli altri. Ma chi è che li sta rompendo? Ma che senso ha questa cosa? È vero, perché voi volete imporre... Cioè, la vostra dieta a noi. Che senso ha? Questo è, non vogliamo un attimo, ogni volta delle scelte. Buttare in cacciara, buttare in cacciara, buttare in cacciara, buttare in cacciara. Quello io faccio parlare. Non possiamo dire che i vegani non ci sono tanti fanatici dentro, perché io ho dovuto appendere nel mio ristorante questo cartello: ristorante deveganizzato. Perché due settimane fa vado in sala con mio fratello che mostra la carne, le fiorentine tagliate, si alza una donna, io sono vegana, vergognati! Io ho detto, ma perché? Cosa ha mangiato lei nel mio ristorante? Verdura cotta e patate. Ho detto, guarda che c'è il lardo dentro e quindi hai mangiato carne. Lei è un disgraziato! Ho detto, ma io ho offerto le cene e ho detto, non venire più nel mio ristorante. Ma lei l'aveva se funziona detto. Così, vergognarmi perché vendo carne. Un'altra cosa, quest'estate sono al mare con la mia famiglia e mia moglie va via con i bambini, ritornano, mi dicono, sei un assassino. Perché? Perché abbiamo visto dei vegani con le televisioni che facevano vedere i maiali uccisi, le vacche uccise, i polli uccisi, e i bambini che dicevano, papà, tu sei un assassino. Allora, sai cosa ho fatto per tirare via dalla testa, dalla testa dei miei figli la mentalità vegana? Il giorno dopo li ho lasciati senza mangiare fino a mezzogiorno. Dopo gli ho mostrato 100 euro e ho detto, volete mangiare? Sì, papà, ho tanta fame. Questi sono soldi provenienti da un omicidio di un maiale. Volete mangiare? Sì. Dai, allora, viva la carne! Un po' troppo crudo, ma ragione. Signora, buoni. Sentiamo la signora, prego. Una dieta vegana, non si può dire bimba vegana. E anche lei va in un ambulatorio. Seguito da pediatri. Mia figlia non è... Morti i bambini disabili. Mia figlia è empatica. I bambini con problemi devono andare in ambulatorio. Abbiamo già tanti problemi. Perché dovete costringere la prepotenza. Andare in ambulatorio perché non gli date la carne. La prepotenza. La prepotenza. Facciamo parlare. Non può parlare. Oh, la mamma. Fai parlare la signora e togli il microfono di là. Si ammalano i bambini e danno la colpa a noi quando quel bambino non era vegano. Era soltanto un bambino non seguito, non era vegano. Aspetta. Silenzio. Mia figlia è vegana e non mangia verdure crude e banane. Mia figlia ha una dieta Parli pasta. Con me, signora, non con lui, con me. Mistica. Mistica. Si figuri quanti istigano me qui dietro. Cioè, mistica. Dica. Quando escono quegli articoli mi turba, perché comunque c'è un lavoro dietro un'alimentazione vegana di un bambino, come diceva la dottoressa. Non faccio una dieta fai da te, siamo seguiti, a volte è facile per merenda magari aprire una merendina, il cibo spazzatura è facile, no? Io e mia figlia sto dietro molto con l'alimentazione, integriamo con la vitamina B12 e non ho alcun tipo di carenza, perché io due volte l'anno le faccio gli esami del sangue, proprio per questo, proprio per scongiurare casi del genere. Perché lei fa seguire questa dieta vegana al suo bambino? Perché fa seguire? Per motivi etici, perché per me non è giusto, siamo nel 2020, uccidere animali, provocare sofferenza per far mangiare le persone. Ma no, ma non dovete scandalizzarvi per questo. L'uomo ha sempre mangiato carne. Questa è una cavolata pazzesca. No, quindi l'uomo ha sempre mangiato carne. Questa è una cavolata pazzesca. E viva la tagliata di carne con tanto di formaggio e rucola. Io sono d'accordo col signore. Lui con i suoi figli è stato crudo, però è stato giusto, perché ha insegnato ai suoi figli che in realtà l'uomo ha sempre mangiato. Vi faccio carne. Vedere questo servizio, il nostro Andrea Ceresini, perché nel mirino delle Iene Vegane, capeggiate dalla qui presente signora, molto spesso ci sono gli allevamenti intensivi. Che non sono fuori legge, ma per i vegani sono un vero e proprio crimine. Oh!
State zitti, no? Che c'è che avete? Che c'è? Si è preoccupato, ci figuri io. Mamma mia. Il nostro Andrea Ceresini ha seguito un blitz di queste iene vegane. Lo vediamo perché secondo me fa riflettere. Prego. È un inferno quello che hanno fatto i nazisti e gli ebrei, noi lo stiamo facendo a questi animali. L'unica luce del sole che vedranno è quando saliranno in un camion e verranno portati al macello. Siamo nella campagna emiliana e questa notte le iene vegane hanno in programma un blitz in un allevamento intensivo. Lo scopo è far vedere alle persone la verità. Tu lo sai che è illegale entrare in un allevamento? Sì, è illegale, ma nel corso della storia è stato più volte dimostrato che non è che quello che è legale allo stato attuale sia giusto. Vediamo come sono le condizioni di questi maiali che vengono allevati per diventare prosciutto. Una puzza che è veramente allucinante, noi possiamo mostrare le immagini, ma questo odore purtroppo nelle piazze non le possiamo portare. Qua c'è già l'esondazione delle feci dei maiali. Quando è più caldo i muri sono coperti letteralmente da scarafaggi. Quello che si vede qui per terra non è fango, ma sono i prodotti del loro corpo. Gli viene tagliata la coda, gli vengono tagliate le zanne, i testicoli, tutto senza anestesia. Guarda che roba. Guardateli negli occhi, ce li hanno come i nostri. Immaginate il dolore che si può sentire. Lui sarà lasciato morire di fame, con dolori atroci, per il nostro egoismo. Sono animali, provano dolore. È ingiusto, anche se non dico di amarli, ma almeno rispettarli. Il maiale morto lì. E il cibo. Lui sta morendo agonizzato. Questo comporta, senti come piange, senti come... Questo è il prosciutto, questa è la salamella, questo è il bacon, questo è sofferenza. Perché siamo vegani? Perché non c'è cena o grigliata con gli amici che possa sostenere il peso di una sofferenza del genere. Questo è sbagliato. Allora, Giorgio, è il sindaco di, mi ricordi, Rocca Bianca, provincia di Parma, che ha organizzato e ora in corso il... Il November Pork. Ti spieghi cos'è? È la manifestazione, criminali. È la manifestazione più grande d'Italia e che nell'arco di 4 fine settimana nella Bassa Permense raccoglie circa 200.000 persone. Oh, ci state zitti voi altri, se no vi butto fuori e non se ne parla più. Ma lascia dire, dice, si sa il che dice, lo conosco. Vabbè, allora. Sì. Non lo so. No, è lui che parla. Sì, vabbè, lo facciamo parlare. November Pork. Che mi piace. Fate sentire il November Pork in corso adesso, l'ultimo fine settimana si svolge proprio a Rocca Bianca, che è la cittadina di cui sono sindaco. Sì. E è durato 4 settimane nel mese di novembre, è la più grande manifestazione che celebra di fatto l'affettato uno, il re assoluto, che è il culatello di Zibello che viene prodotto nella bassa. Che si basa su quello che abbiamo visto non prima. È vero, crimine, okay. Come non è vero? Operazione criminale che avete fatto. Ma tu ci criminale, vieni? La ci produzione vieni? Italiana. Ci vieni negli allevamenti di notte a vedere. È comodo, è molto comodo. Sono degradati, okay, però noi possiamo scegliere. Parliamo di tutto. Tutti così gli allevamenti. Non sono tutti così. Un agricoltore li tratta meglio. Non dia informazioni sbagliate. Come non sono così e non ce ne sono così. Ma io sono anni che vado e ho capito, e non l'ha visti tutti, signora. Pubblicità. No, ma è una vergogna. Dopo. È una vergogna. Sì, vabbè. Sì, pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, ciao Emanuela. Vi presento Shaka e Missy, vegani al 100%.
non c'è né estremismo né egoismo nei nostri pensieri, c'è solo una profonda conoscenza dell'alimentazione vegana, dei suoi benefici. Il menù del giorno prevede grano saraceno, lenticchie rosse decorticate, cotte con semi di cumino nero, olio di semi di canapa, germe di grano, lievito secco in polvere e una spolverata di prezzemolo. Buon appetito! La base di un'alimentazione vegetale è composta principalmente da cereali integrali, violi, sempre biologici, semi, alghe e una piccola quantità di alimenti fermentati. Perché ovviamente puoi immaginare che io ho avuto numerose critiche, anche da parte di colleghi, assolutamente questa cosa. In che modo ci sono state critiche? Addirittura maltrattamento, non è un cibo naturale, magari sono le stesse persone che danno i croccantini. Ma un proprietario vegano di un cane che voglia insomma iniziare una dieta anche per il proprio cane, lo può fare anche da solo? Non bisogna improvvisarsi a fare questa cosa, assolutamente. È necessario impostare un periodo di transizione per evitare problematiche al cane. Shaki, quanto ti piace il finocchio? Anche il cane, vabbè. Sì, ma il problema è questo. Il problema è questo, ragazzi, sono gli allevamenti intensivi. Quando a un nutrizionista si chiede, dottoressa, ma la carne fa male? Quale carne? Io sono figlia di un allevatore. Io da bambina, purtroppo, queste cose le vedevo. E queste sono realtà che non si possono accettare. Ecco. Però il consumatore può scegliere cosa comprare. Certo che può scegliere. Ma state criminalizzando un settore di... Che cosa criminalizziamo? Ci sono... Allora, un conto è uccidere l'animale. Cruciani, mi fai parlare. Un conto è uccidere l'animale. Nel momento in cui noi parliamo nella savana, tutti gli animali si uccidono. Il problema non è l'uccisione, è la vita dignitosa che bisogna far fare a un animale. Non sappiamo dov'è quel posto, non sappiamo che allevamento è, non tutti gli allevamenti intensivi sono così, è una falsità enorme, che gli allevamenti siano tutti in quelle condizioni. Che ride, signora? Perché ride? Allora, io vengo da un paesino. Perché è una pagliacciata? Ascoltami, io vengo da un paese. È una pagliacciata quello che stanno dicendo diverse persone. Pagliacciata, signora, lo dice a casa sua. No, pagliacciata, io dico quello che penso. Siamo un paese democratico. Anche un po' di rispetto per la trasmissione, dov'è? Io dico quello che penso. È una pagliacciata. Cos'è la pagliacciata? La trasmissione? No, ho detto alcuni interventi. Occhio. E anche alcuni anche il taglio di alcuni servizi. Bene. Posso dire anche guardi, perché? Dalla prossima settimana chiamiamo lei per posso fare i servizi. Posso dire anche perché stiamo parlando. Richiediamo lei. Posso puntualizzare come fare i servizi? No. Stiamo parlando. Non solo lei è stiamo maestra parlando di veganesimo, ma anche di servizi. Non sono maestra di nulla. Ma dai, però le posso dire. E allora, stiamo un pochino calmina. Stiamo parlando. Stiamo parlando. Un argomento serio, molto serio. E allora, che quindi? E non stiamo a fare. Oh, allora, ascolti me. Quel servizio lì l'abbiamo fatto noi, quindi abbiamo fatto vedere una cosa che altri non fanno vedere, d'accordo? Certo. Dopodiché dite una serie di cazzate voi vegani assolute, è chiaro? Quindi se le dicono anche dall'altra parte va bene, capito? Non è che dite tutta la verità, non siete Dio. Io le posso argomentare però le cazzate che dicono gli altri. Anch'io, lei argomenti le mie. E me le argomenti. Dica. Volevo, visto che io ero partecipe a questo servizio, adesso senza dire che noi siamo Dio, voi siete Dio, ok? Io posso portare la mia esperienza. Sì, porti la sua esperienza. Posso dire che le realtà che ho visto in questi tre anni, esatto, io le realtà parlo per quello che ho visto. Siccome io non le ha viste tutte. Ok, ne ho viste tante. Ne ho viste tantissime. Sì, non tutte. Però purtroppo sono d'accordo con lei. Sei d'accordo con me, mi fa piacere. Sì. Le realtà che ho visto io sono tutte così. Ci sono animali, quel maiale che si vedeva alla fine era un maiale agonizzante che sarà lasciato morire di stenti perché non si investe nemmeno per fargli un'eutanasia, perché non si può fare profitto su quel maiale. La domanda che vorrei fare, il quesito è:
se veramente si può vivere senza provocare questa sofferenza, nutrire questi animali con cibi che sono levati dalla bocca di chi muore di fame per far ingrassare animali che passano vite terrificanti, perché ci sono delle vie di mezzo, poi vengono però uccisi in una maniera ignobile, perché non farlo? La carne buona piaceva anche a me, ci ho messo davanti il cuore. Sono d'accordo, sono allevato. È una sua scelta legittima. È una sua scelta legittima, come sono tutte legittime le scelte. Allora, lei è un cos'è? Sono un produttore di alimenti. Però produce anche alimenti di questo tipo? No, faccio un prodotto più innovativo di questo, diciamo. Tecnicamente, e quale sarebbe il prodotto? Mi deve permettere l'identificazione esatta, sono analoghi della carne a base vegetale, quello che nel mondo internazionale... E che ci scrive sopra? Per esempio noi scriviamo, diciamo, straccetto gusto pollo. Sì, appunto. Nel senso dobbiamo rispettare determinate leggi. Sì, per farlo comprare ci mette che non sta scelto in realtà. Il nostro non è tanto discorso di far comprare. Ma scusi, come no? Io dico, ma scusi, no. Lo straccetto. Poi dopo mi dice... Pollo e pollo. No, se io fossi... è una forma. Un conto se io dico bistecca... Amico mio, lo straccetto quando vai al ristorante è la carne. C'è poco da fare. Non è detto, lo straccetto c'è... Ah no, se uno dice lo straccetto ti portano le verdure. Non diciamo, è una forma. Beh, però se ci scrive che è vegetale... Ah sì, ma io devi negare che sia lo straccetto per vendere. Però se ci scrive vegetale... Qual è il suo concetto, diciamo? No, ma glielo dico io qual è il mio. Il mio è quello, è molto semplice. Se io fossi uno che ritiene per motivi etici legittimissimi che l'animale non deve morire, che è un assassino, che l'ammazza, tutte queste cose qui che ha detto la Lange prima, io non andrei a comprare una roba dove c'è scritto straccetto, che è una cosa di carne, perché devo scrivere straccetto? Ci mette... Pippo Vegetali, ci dà un altro nome. Certo, Pippo Vegetale è un nome perfetto, diciamo. Dopo no, non è un nome perfetto, diciamo, ma straccetto. Pippo Vegetale, tutti quanti che vanno al supermercato. Ma che c'entra? È un esempio, non faccia, dai, su. No, io sto dicendo. Mi è un esempio, no? È l'esempio, sto dicendo cosa. Capisci o no? Non posso parlare. Ma che non calza, non so il nome, è un nome di fantasia. È un nome di fantasia. Ma stasera, ma che avete chiamato? Lo straccetto è un nome di fantasia. Ma senti un po' la lezioncina anche da. Ma perché una persona, se si può chiamare si può dire salame di cavallo, salame di bue, salame di maiale, uno non può dire salame di insalata, salame perché di non è il salame, dai, non fa anche te. Il problema? Non fare il salame. Ma qual è il problema? Ma che importanza ha? Ma che importanza ha? Salame al cioccolato, scusa un attimo, ma saranno dei vegani. Invece l'altro discorso non si lamentava nessuno. L'altro discorso comunque se va bene a voi, a me non me ne frega niente, quindi voglio dire, a lei le va bene così? Senta, vega affettato, ascolti, vegan sausage, salsiccia, sì, vega affettato, polpettine, verdure e tofi, medaglioni alle cipolle. Io quando ho smesso di mangiare la carne, le spiego. Ma perché lo deve mangiare chiamare così? Per me com'è funzionato? Quando ho smesso di mangiare la carne, come ho detto prima, non ho smesso perché non mi è piaciuto più il gusto della carne. Quindi avere la possibilità di trovare in commercio qualcosa che mi riportasse a quel gusto che ormai non cerco più, inizialmente mi aiuta. Beh, per me è stato così. Vabbè, non c'è da avere, dico la verità. No, non mi sto arrampicando. Ma perché applaudite? Però, diciamo, allora quelli che vogliono smettere di fumare, che usano la sigaretta elettronica... Ma nessuno dice che il signore che vende questo tipo di prodotti li chiama in questo modo. Nessuno dice che lei non lo può fare o che è criminale. Però è una paraculata per vendere di più. Stiamo dicendo questo. Non mi pare che l'accusiamo di aver ammazzato qualcuno. Mi consente una cosa, diciamo. Facciamo rispondere il signore. Permette, quello che si sta cercando di fare è... capire che, diciamo, noi abbiamo un mondo sovrappopolato e che quindi quindi abbiamo un'incidenza data da uccidere 100 miliardi di animali l'anno con dei costi ecosistemici molto grandi, e quindi la scienza, su base FAO, su istigazione della FAO, su mandato FAO, ha sviluppato delle tecnologie, nel nostro caso un high moisture wet extrusion, cioè una tecnologia che ci permetta di produrre un prodotto simile alla carne, non per i vegani, però intanto mi permetta,
per fare sì che coloro che amino il gusto della carne e che la vogliano mangiare possano avere un'alternativa che perché possa... Perché la devi chiamare hamburger? Perché lo devi chiamare io hamburger? Non lo chiamo hamburger. Vabbè, hamburger, straccetto, benissimo, pollo, quello che è. Lo chiameremo Pippo, lo chiameremo Pippo, ma qui vendere. La questione non è il nome, qui la questione è di essere in grado di... Perché se no qual è la problematica? Che avremo sempre vegani contro ogni... Ma se tu vuoi produrre noi cose dobbiamo cose mi consenta, mi faccia finire o poi mi zitto. Il discorso è cercare di poter avere anche delle alternative che ci possano permettere di soddisfare sì, questo gusto che la gente ama avere a basso impatto ambientale. Lei pensa di soddisfare il gusto, quale gusto ad esempio? A lei piace la carbonara? Come persona intelligente, la mangia la carbonara? Sì, perché? Benissimo. Se io, per esempio, le faccio mangiare una carbonara che fosse identica alla sua carbonara, io non ci credo che la faccia identica. Poi li hanno facciamo una scommessa? E si sono non la faccio neanche. Benissimo. Quello funziona. Ma la bistecca, la bistecca? No. Io non faccio la bistecca. Ecco, benissimo. Cioè, la tecnologia si sta. Quello che voglio dire è. Un'azienda americana chiamata. Cioè, lei fa una carbonara senza uova. Brava. È buonissimo. Senza, sì, buonissimo. Oh, vabbè. Oh, ma io. No, quello che voglio dire è che noi dobbiamo smettere questo bisticcio, diciamo, di odiarsi l'uno con gli altri. Noi dobbiamo cercare di fare sì che con 10 miliardi di persone dobbiamo avere un approfittamento migliore di quelle che siano le risorse tecniche, naturali del pianeta, evitando di buttarne via. Quindi se tanta gente come il signore gli piace la carne e riusciamo a fare per esempio una carne identica, molto gustosa, che costa 10 volte meno, o se è un coglione che dici io no, io voglio assolutamente la carne che costa... Non dico lei, non faccia il furbo. O sei, diciamo, lei è troppo furbo per i miei gusti. Non l'ha mai detto nessuno, diciamo. Troppo furbo. Però diciamo l'alternativa... Coglione lo dice essere... a casa sua. Ma non l'ho detto a lei, diciamo. L'alternativa è quella che bisogna poterla... Attento a quel che dici. Sì, sì, va bene. Sì, diamo Giorgio di Veggie Channel, Massimo Leopardi, sì. Figlio di salumiere, la prima televisione web del mondo vegan, esatto. E una particolarità, 5 titoli mondiali per categoria tuffi e lui è vegano da 12 anni. Esatto. Come fa? Come faccio? Allora, innanzitutto ho fondato questa web TV proprio perché volevo sapere se era sostenibile questa dieta, un po' per tutti, ma soprattutto per me che avevo scoperto questo mondo e mi sono chiesto ma ci saranno problemi di carenze. Allora ho incominciato, essendo io nel mondo della comunicazione, a girare il mondo con la telecamera insieme a mia moglie e a oggi abbiamo realizzato più di 1300 video informativi con scienziati, nutrizionisti, eccetera. Ecco, ma come preparazione atletica, lei sente la mancanza della carne nella sua alimentazione? Ma io mi sento normale come un altro atleta. Quello che, di cui sono convinto dopo aver intervistato tanti sportivi vegani è che con questo tipo di alimentazione, se ben bilanciata, si recupera più rapidamente. E il recupero è fondamentale per un agonista, perché ha la possibilità di ritornare in allenamento fresco molto prima di un altro. Quindi la carne farebbe male allo sport? Non lo so, però sono convinto che c'è una questione di infiammazioni, cioè ridotte infiammazioni con un'alimentazione a base vegetale, quindi questo sono convinto al 100%. E poi invece abbiamo 5 generazioni di macelleria da 100 anni. Sì, 100 anni. La mia macelleria è una macelleria storica dal 1919. Dove? A Melzo, e noi con i miei figli è la quinta generazione e io su molte cose sono anche d'accordo con i vegani, perché la cosa fondamentale è il rispetto dell'animale, dell'etica dell'animale. Io dico sempre a tanti: mangiare meno carne, ma carne di qualità. Mangiare bene. Da tutta la comunque allora, la fine ammazzo. Dell'animale personalmente io no, non macello, c'è un macellaio che li macella che anche se vengono trattati bene, cosa che ci sarà nel 2% degli allevamenti a livello mondiale. Ma non è vero, perché l'Italia così. È fatta il momento dell'uccisione è violentissimo, sicuramente lei lo sa. No, perdonami, lo sì. Sappiamo. Allora, sì, certo, vengono, però io penso anche gole, agli migliaia di allevatori che tu tieni conto che l'Italia è fatta per il 90% di aziende agricole, familiare. Che producono animali sia da carne che da latte, principalmente noi produciamo più latte che carne, che non hanno più di 3 dipendenti.
Quindi io come possiamo fare, pensare, questi allevamenti sono allevamenti che, che abbiamo visto, sono allevamenti da chiudere, è chiaro, ma nessuno potrà dire qualcosa di diverso. Ma nessuno può dire qualcosa di diverso. Però esiste un'Italia fatta di gente che lavora in un modo onesto. Un colosso del latte americano. È vero, non mi interessa. Ha convertito completamente al vegetale. Quindi la gente che lavorava per questo colosso ha trovato da lavorare nel vegetale. Ma noi si può convertire. Ma si può, rimanere il lavoro alle persone. Allora, noi uno che vogliamo uno, un mondo migliore per tutti, anche per voi. Perdonami, ma non, è così. Allora, perdonami, non lo devi dire, scusate, non lo devi dire a me. Ma se io ho una bottega e nella mia bottega entra la gente e chiede la carne, io vendo la carne. Cioè, io do un prodotto, io la do, questa carne, e la do da 5 generazioni, ma è il consumatore che tu devi cercare di convertire, non il macellaio. Ma noi andiamo in piazza a parlare alla gente. Ma per l'amor di Dio. Adesso sto parlando con te perché sei qui. Ma noi con la gente ci parliamo tutti i giorni da anni, la gente... Non ho detto che si deve... Ma perché mi metti in bocca cose che non ho detto? Ma deve vergognarsi del suo lavoro. Ci sono centinaia di migliaia... Voi volete convertire noi carnivori. Perché mi metti in bocca? Mia nonna durante la guerra se non aveva il maiale morivamo tutti di fame. Ho detto che si deve vergognare. 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 Tu l'hai detto. No. Deve essere spaventato del suo lavoro. Se sarà furbo, il suo lavoro è un lavoro nobile. Perché questo nobile. Siamo una terra di porcini e per fare i salami bisogna uccidere. Bene, va bene. Che ti piace o no? Va bene, buoni. Pensate sentire Jacopo Fo. Sì. Loro fanno due lavori grandiosi. Sono dei maestri in quello che fanno. Il signore da 5 generazioni fa carne che è che è buonissima. Quindi perché lui dovrebbe smettere di farlo? Peccato che dalle patate al mollardo perché loro sanno la verità, perché loro sono questa padroni della verità. Dare ma le patate no, adesso non esageriamo. Fate sentire Jacopo Fo. È una truffa. Ma no, ma perché voi volete convertirci? Ma perché? Questa signora... Non ti sente nessuno. Io penso togli il microfono. Parlare una con parola... i allora, Boni, come Boni, parola... parlare... Mi fate depositare della come... è inutile parlare con i depositari. Togli sto microfono. Brucia, di sopra, brucia no? La verità. Allora, Jacopo Fo. Brucia la verità. Brucia la verità. Era bella una parola d'amore. Ma voi siete vegani. Una parola d'amore. Ecco, si fermi. Silenzio. Jacopo Fo, prego. Cioè, sì. Ci sono, possiamo trovare tutti i punti per litigare oppure possiamo trovare dei punti dove siamo d'accordo. Ad esempio, siamo, credo, tutti d'accordo che si può fare della carne che poi è molto più buona, allevata in maniera civile e che gli animali si possono uccidere in maniera non così violenta e brutale. D'altra parte è difficile pensare che si debba estirpare completamente dal pianeta il consumo di carne. E d'altra parte vorrei porre un problema perché sì, poniamo qui, il problema veloce perché tra poco la gente allora, non ce l'ha così chiaro va bene fatelo finire quando fatelo si finire. C'è la pubblicità quando c'è la pubblicità dello yogurt dicono i fermenti lattici vivi ormai la scienza li chiama fauna batterica perché sono degli animaletti. Allora, noi comunque viviamo grazie a questi animaletti e continuiamo anche a mangiarli e a ucciderli mangiandoli alcuni animaletti. E se noi mangiamo lo yogurt, mangiamo questo qui, mangiamo delle mangiamo creature gli animaletti, viventi. Vabbè. Certo, ha ragione lui. Vabbè, ma tra la dieta e animaletti. Allora, il problema della carne è quanto mangiare. Sono piccoli. Potremmo non ammazzarli e non mangiarli. Non è possibile. Non è possibile. Ma gli scimpanzé mangiavano le formiche. Ti segnalo che non è possibile mangiare senza ammazzare esseri. Ma io credo una cosa, scusate. Nel mondo di Urania nei prossimi 5.000 anni fai finire che non sono io ma la più grande associazione di nutrizionisti dice che non è necessario mangiare gli animali non è necessario quindi, ma noi piace il mondo è cattivo egoismo basta e basta
basta. No, non è necessario mangiare la carne, ma le uova, i formaggi e il latte. È cattivo e voi avete la verità. Io non so. Anche voi siete cattivi perché volete imporre il vostro stile. Allora, io guarda, allora se posso finire. Vabbè, io non riesco a parlare sopra, scusate. Non mi sembra. Lasciate finire. Prego, finisca. Mangi il cibo fermentato. Sta zitto. Sono animali viventi anche quelli. Sta zitto un attimo. Oh, c'hanno prego, delle braccine, si muovono, camminano, non sono esseri. Yogurt. Perché sono piccoli, non li volete bene. Perché sono piccoli. Sì. No, ma i lieviti li mangi, vabbè, i cibi fermentati il micro, li mangi, dai, su. L'audio. Prego, signora, finisca. Allora, grazie. Allora, prima di tutto... gli animali vengono uccisi per essere mangiati, non l'abbiamo scoperto stasera, Luciano. E circa 5.400 animali vengono uccisi ogni secondo, togliendo benissimo i pesci. Non mi impressiona la cosa. Ok, no, lo so che non ti impressiona. Non è un problema. Allora, lo dici non per è importante. Qualcuno, no, 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 non è importante quello che pensi tu, quello no, che ma penso vuoi terrorizzare io. Qualcuno? No, no, sto soltanto parlando di alcuni dati, sì, non sto cercando di terrorizzare nessuno. Beh. Quindi questi animali vengono uccisi. Quando un essere senziente viene ucciso, eccolo, viene allevato per essere ucciso, questo già di per sé è una violenza ed è allevamento. Scusate, però, scusate. Ma chi lo dice? Lo vedi? Se un essere senziente viene fatto nascere per essere allevato per poi essere ucciso e viene considerato un prodotto del mercato e dell'industria, è un essere non libero, è un essere sfruttato e ucciso, sempre e comunque. Nella produzione delle uova, sempre e comunque, i pulcini maschi appena nati vengono triturati vivi o soffocati perché non servono al mercato. Quindi l'animale, quando viene utilizzato per l'industria... Gli esseri sfruttati sono altri. Questi sono esseri... Ma il problema è gli esseri umani, questo... un'altra roba. Allora, posso parlare degli cosa. Esseri umani? Volevo arrivare devo lì. Chiudere, allora, quando chiudere. Parlate di bambini denutriti, pensate anche ai 200 milioni di devo bambini chiudere. Che stanno morendo di fame perché voi mangiate la bistecca. Brava! Perché i bambini... Brava! Perché la bistecca... Devo che chiudere, mangi, ecco. No, e meno male che non volevi terrorizzare. Devo chiudere. Meno male che non volevi terrorizzare. Grazie, grazie. Devo chiudere. Meno male che non volevi terrorizzare nessuno. Buono. Ti mangia la bistecca. Ci vediamo giovedì prossimo, 21:30, sempre su Rete 4, Ritrovescio. Ciao.